Danilo Russo, Waterpolo Sassari 2022, successo annunciato. Sì, è un anno di lavoro difficile, pesante, ma siamo riusciti a portare 10 nazionali con molti feedback positivi da parte delle varie nazioni partecipanti, che lo definiscono quasi un europeo, perché abbiamo 6 nazionali femminili che sono 5 delle prime 7 classificate agli ultimi mondiali di Budapest e 4 nazionali maschili che sono 4 delle prime 5 classificate sempre ai mondiali di Budapest. Come non mai la Sardegna si ripropone ai vertici dell'attività natatoria e nazionali. Il tempo ci aiuta, la struttura, l'organizzazione, ma quanto è importante in virtù di quello che andremo a vivere da qui a qualche settimana? Beh, è importantissimo, perché il comitato sta investendo sull'organizzazione di grandi eventi, quindi l'obiettivo è quello di portare e avvicinare sempre più persone al mondo acqua, questa è la finalità principale. Dopodiché questo evento, diciamo che anticipa gli europei di Spalato per quanto riguarda la pallanuoto, gli europei di Roma per quanto riguarda il nuoto. Da parte tua, come presidente della FINE regionale, sei riuscito a portare a casa davvero tanti successi. E sappiamo per certo che un certo Gregorio Paltrinieri, se non ricordo male, sembra che ormai abbia messo in clausola efficace la partecipazione a un torneo pre di qualsiasi cosa in Sardegna. Beh sì, Gregorio ha partecipato a 2 gare del campionato italiano del circuito nazionale in acque libere, 2 Coppe LEN fatte ad Alghero, ritornerà a settembre il 17-18 per fare la gara all'Asinara e a Sintino, tra l'altro, nel suo progetto Dominate the Water, che naturalmente racchiude tutta una serie di messaggi, il primo fa tutto il rispetto del mare. Un bel segnale per tutto il movimento, e chiaramente la tua attività prosegue a livello regionale e non solo, perché abbiamo visto che c'è grande soddisfazione da parte di tutti i team che stanno partecipando a questo grandissimo evento. Assolutamente sì, e diciamo questo è uno stimolo a proseguire. Abbiamo organizzato 3 eventi internazionali di pallanuoto, la Coppa Come nel 2019, la Waterpolo Sardegna Cup lo scorso anno con un triangolare a Cagliari, e quest'anno un 10 nazioni a Sassari, quindi direi che lo sforzo del comitato è tanto, però il messaggio che stiamo lanciando sicuramente è forte. Il fatto che abbia riaperto anche la piscina olimpionica di Alghero può mettere nel prossimo futuro, perché no, un allargamento, anche perché sappiamo che tante nazioni purtroppo non hanno potuto partecipare per mancanza reale di spazi. Sì, di spazi, anche una difficoltà anche organizzativa, perché chiaro, oltre ai 10 nazionali avevamo difficoltà, però Alghero si presta sicuramente, perché ha una vasca da 25 al coperto che deve essere ultimata per la pallanuoto, e una bellissima vasca esterna da 33x25 che è assolutamente una vasca internazionale. Quindi la federazione cerca di fare degli eventi itineranti in modo tale che naturalmente sempre più persone possano assistere alle nostre gare e avvicinarsi al mondo del nuoto. Grazie presidente, in bocca al lupo per il proseguo, e davvero complimenti. Grazie a voi, grazie.